Bentornati ragazzi, quella di Fuditela Channel e siamo qui con un nuovo episodio del nostro The Next Skiller. Siamo qui con due skiller molto interessanti, siamo qui con Tiago Alcantara che abbiamo trovato ultimamente in uno scoop video in 6 minuti e Ricky Quaresma, l'ala adesso del Besiktas ex Inter ex Porto. Questa squadra mi è stata consigliata da Jacox, quindi lo ringrazio molto, è un 4-3-2-1. L'ho leggermente cambiato, ho cambiato i due difensori centrali e il terzino destro, perché lui aveva messo Quaresma normale e il terzino destro aveva messo oro. Io ho deciso di metterlo argento per poter prendere la versione speciale di Quaresma, visto che ce l'ho non scambiabile nel club. Poi ho cambiato anche il difensore centrale perché il difensore centrale del Paris Saint Germain mi sembrava un pochino deboluccio, e poi mi aveva consigliato qui Alderweireld, però io preferisco Vertonghen, quindi poi per il resto l'ho lasciata invariata. La skill dell'episodio è l'Around the World, ovvero il giro del mondo, e si fa mentre si palleggia. Come si palleggia? Si palleggia tenendo pigiato L2, dando i colpetti a R1. Nel mio caso sarà R2 perché io ho scambiato R1 e R2. Quindi nel mio caso farà R2, però se utilizzate classico è R1. Quindi tenete pigiato L2, date dei colpetti ta 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 ogni volta per palleggiare, e poi per fare l'Around the World dovete fare un giro con la levetta destra. Quindi speriamo di farcela. Questa è la squadra, andiamo a cercarci due partite. Non sarà facile, questa è una delle skill più difficili che più difficilmente mi riescono. Ci proviamo però ragazzi. Eccoci qua contro il nostro primo avversario, che è una Serie A con il Sharawi, Icardi e Salah lì davanti. Vabbè, una Serie A decente, discreta. Vediamo di fare il nostro meglio. Dai così, dai Quaresma. Ricky per Abubakar. Ancora per Quaresma, è buono il lancio. Quaresma con il flip subito. Si ferma, grande Quaresma. Ah, peccato. Ricky con la blasi flick in mezzo per Sanchez, dietro per Thiago, il tiro deviato. Ancora Quaresma, grande Quaresma, grandissimo Quaresma. Si ferma, ancora lui, Quaresma per lo skill goal, il palo goal. Cioè il palo goal, il skill palo. E abbiamo forse un calcio d'angolo. Buono Thiaghetto, il tiro. Sì, Thiago, vai Coman, buono così. Si ferma Coman. Bravo Coman, il tiro di Coman, oddio, oddio. Finisce qua il primo tempo sullo 0-0, incredibilmente, abbiamo fatto tante azioni, però ancora non è entrata la palla. Vediamo di farla entrare in secondo tempo, dai. Buono che la palla è recuperata, ma naturalmente l'impallo va a lui. Magari fa anche gol perché la passa in mezzo. No, fa gol perché comunque mi ha scartato, però il rimpallo è stato incredibile e ovviamente andava in vantaggio lui, era ovvio. Quaresma per Marcuit, entra dentro, il tiro, sì, c'è il gol, non c'è lo skill goal, però volevo quantomeno pareggiarla. Abubakar con una botta incredibile. Dai lì per Ricky, Ricky, buono, buono Ricky, si ferma Ricky, si ferma Ricky, il tiro! Ma Ricky ogni volta non entra! Vai Ricky per Cafu. Cafu, il pendolino. No, non è proprio lui, però va bene. Ricky rientra, si ferma. Ancora Ricky! 2-1 finalmente lo skill goal di Ricky Quaresma, 73esimo. Ce n'è voluto per fare uno skill goal, eh? Molto semplice, una mega di spin, blocco e tiro sul primo palo. Proteggila e protetta bene Paletta, eh? Grande Paletta a vuoto. Mamma mia, che difensore. Che difensore che ho scelto. No? Brutta questa, brutta, bruttissima, non ci credo. La parata, eccezionale. Dai, chiudiamo, 90esimo, sa che partita finita, sì. 2-1, 3 power up, 2 per la vittoria, 1 per lo skill goal. Andiamo a cercarci il secondo avversario. È difficilissimo ragazzi palleggiare una partita, soprattutto equilibrata come questa, per equilibrata. L'ho dominata, però comunque fino alla fine siamo stati sul 2-1, quindi non è che c'è tanto spazio per le cazzate, però ci proviamo con la seconda. Ok, guardiamo qui, una squadra dell'avversario è una Bundesliga 4-3-2-1 con uno dei giocatori che troveremo nel prossimo episodio, ovvero Douglas Costa. Vediamo cosa riusciamo a fare, è tosta questa squadra. Coman, Coman se ne va, Coman se ne va, ancora Coman, Coman, va a rientrare Coman, bravissimo, il passaggio è per Abubakar, skill goal, il secondo dell'episodio. Siamo a 4 power up, ancora Vincent Abubakar. Perfetto per Rose, Rose, aspetta un po', si bugga anche, per Abubakar, mamma mia, Abubakar,
Si ferma. Eccezionale. Thiago con long shot. Fuori. Ancora il filtrante per Werner, che stavolta è in porta. Prova a far finta di uscire col portiere. Tiro grande, Lloris. Prova il tocco per Coman. Coman rientra, qui c'è il rigore. E vabbè, però nessuno skill goal. Quaresma, non la prendi. 2-0 al 28esimo. Questo non è naturalmente uno skill goal, è un rigore. Però andiamo avanti col punteggio. Buono qui Quaresma, come se la gioca così. Mamma mia Quaresma, si vuole prendere beffe degli avversari. Grande intervento di Vertonghen, è per questo che l'ho messo. Peccato qui. Aspetta con la spin, buono. Ancora Vicky, perfetto. Dai, no, era per quell'altro però. 2-0, fine primo tempo. Due tiri, uno in porta, due gol, va bene. Ok, anche lui ha avuto comunque le sue occasioni per segnare, quindi dobbiamo stare attenti nel secondo e cercare di fare qualche altro skill goal. Palleggiare, ragazzi, è dura, è tosta, ci proveremo. Ricky, Ricky se ne va. Ricky, proviamo a palleggiare. Però non lo fa. Ricky però. Ricky, no, mamma. Non è questo, però avete visto, con la spin se ne va. Ancora Ricky. Vabbè, ma qui dai, c'era rigore, ma steccato. Perché Vertonghen? Vai, guarda. Fai una spin normale. Non c'è prezzo nemmeno fare la spin. Finisce 2-0, che palle. Nel secondo tempo ho fatto tutto il possibile per fare un altro skill goal. Non c'è stato verso. Ho provato anche un pochino a palleggiare. Però non c'è verso veramente iniziare a mettersi lì a fare i giri del mondo, soprattutto se non si è così pratici del palleggio. Quindi sono altri 3 power up, arriviamo a 6. Insomma, poteva andare meglio, visto che comunque le skill le abbiamo provate molto, però i gol sono stati pochi. Comunque, nel prossimo episodio sbloccheremo Ben Arfa e Douglas Costa, se non sbaglio, quindi mi accontento della loro versione normale, anche perché di Ben Arfa non ne è uscita nemmeno una. Di Douglas Costa ci dovrebbe essere quella Ultimate Scream, mi pare, però non è che sia così interessante. Non ho la sua versione Squad Builder Challenge, quindi diciamo che mi accontento della loro versione normale più 6 giocatori oro per fare una squadra bella competitiva, perché via via che aumentiamo con l'overall dei nostri giocatori, via via che aumenta anche l'overall dei giocatori avversari. Quindi dobbiamo pareggiare un pochino i conti, speriamo di fare una squadra veramente forte e anche di migliorare con le skill. Quindi io spero che vi sia piaciuto, arriviamo a 40 mi piace per questo episodio del Next Skiller. Per vedere il prossimo, invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, passare alla pagina Facebook che trovate in descrizione, passare anche dal canale Twitch che trovate in descrizione, e vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant.